Una cosa sembra certa, il regista del Nuovo Pescara di Luciano Zauri sarà Luca Palmiero, classe 96, appena prelevato in prestito secco dal Napoli. Per Brugman si riaccende così l'interesse del Parma, che deve rimpiazzare Stulac, ceduto all'Empoli. Sul centrocampista uruguaiano anche le attenzioni del PAOK Salonicco, di un club spagnolo e di una società del massimo campionato belga. La Fiorentina rinnoverà il prestito di Riccardo Sutil. Il placet del calciatore c'è da tempo. Del resto il classe 99 aveva già espresso la sua preferenza per Pescara. Ieri l'esterno ha giocato un tempo con la Benfica, che nel match di International Champions Cup si è imposto sui viola di Montella per 2-1. Grande prestazione del centravanti serbo classe 2000 Dusan Vlahovic, tra l'altro a segno, corteggiato invano dal Delfino. Intanto questo pomeriggio alle 17 a Palena, seconda uscita della Pescara di Zauri. Un test di fatto in famiglia con la Renato Curia angolana del patron Gabriele Bankowski, socio del Delfino. Ufficialmente saltato il test con la Juve Stabia, neopromossa in B, causa indisponibilità dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Domenica prossima, 28 luglio, ultimo giorno di ritiro. Assai probabile una sgambata in famiglia a Palena con inizio alle ore 17.